lasciami stare la domenica che c'è la partita. Dai, organizzati e vattene con tua madre in gita. Ma dico, io conosci l'importanza di Roma-Lazio. E sai che son cresciuto con quelli che è il calcio di Fabio Fazio. Se non la smetti io chiedo il divorzio. Io la domenica voglio cantare solo, solo. Olè, 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 olè. Buonasera amici sportivi e benvenuti alla 13ª puntata di Info Cilento Sport, il focus sul calcio locale realizzato da Info Cilento. Come sempre siamo in diretta dagli studi di Agropoli e lo saremo tutti lunedì intorno alle ore 20. Prima di iniziare vorrei salutare l'ospite della serata, Giuseppe Cianfrone. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Tecnico della Real Agropoli. Ho sostituito momentaneamente il mister. Vabbè, in questo momento occupi quella panchina. Vabbè, e poi saluto e ringrazio anche la mia cara coppia di opinionisti, Cristian Vitale e Bruno Marinelli. Buonasera. E colgo l'occasione anche per farti gli auguri, Bruno, visto che oggi è il tuo compleanno. Grazie mille. Saluto e ringrazio anche chi ci coordina dalla regia, Francesco Chiarello e Ernesto Rocco. Bene, iniziamo allora partendo dalla Serie D. Arriva un pari importantissimo per la Gelbison contro il team Altamura. La partita si conclude nel primo tempo con reti bianche 0-0 ed è solo nel finale con il gol di De Luca che la squadra vallese riesce a portare a casa questo punto importantissimo. Vediamo cosa è successo nel servizio di 105 TV. Alla sfida del Morra si trovano di fronte due delle squadre più in forma del momento che hanno inanellato una sequela di risultati utili e che provano a mantenere questo trend per centrare i rispettivi obiettivi, la salvezza per la Gelbison e un posto nei play-off per l'Altamura. Alla fine ne viene fuori un pareggio che fa allungare la serie di X ai cilentani, primatisti nel girone sotto questa voce. Sono infatti 11 fino a questo momento i pareggi per la formazione di De Felice a fronte di 5 vittorie e altrettante sconfitte. Il tecnico propone il solito 3-5-2, lasciando in panchina gli ultimi arrivati Grieco e De Luca, per poi inserire quest'ultimo che sarà decisivo. Mentre Cozza, squalificato, si affida al tridente per un team Altamura in cerca di punti preziosi in chiave playoff. La prima frazione scorre senza tanti sussulti e si registrano solo timidi tentativi che non impensieriscono i due estremi difensori, tanto che il taccuino resta quasi bianco come il risultato con il quale le due formazioni rientrano negli spogliatoi per l'intervallo. Uno 0-0 che rispecchia quanto visto durante la prima frazione di gioco. Nella ripresa il team Altamura opera un doppio cambio per cercare di smuovere qualcosa, ma è la Gelbison a creare le maggiori insidie con Megeri e Mercai, ma la difesa pugliese si salva. La svolta arriva al 25esimo minuto, quando Chiocchia atterra Tedesco. Il direttore di gara assegna il penalty, che Palazzo trasforma con grande sicurezza. La rete sblocca l'equilibrio che fino a quel momento aveva caratterizzato l'incontro e lo stesso attaccante ospite alla mezz'ora ha ai suoi piedi la palla del raddoppio in occasione di un altro rigore concesso dal direttore di gara alla squadra di Cozza. Ma questa volta la sua mira non è delle migliori e la sfera finisce fuori. La Gelbison tira un sospiro di sollievo e riprende vigore. La squadra di De Felice ci crede fino in fondo e proprio in occasione di uno degli ultimi assalti in pieno recupero con l'ultimo arrivato Fabio De Luca trova la rete del pareggio su colpo di testa in seguito ad una punizione dalla destra. Un gol allo scadere che regala un punto prezioso per alimentare la classifica e guardare con fiducia al raggiungimento dell'obiettivo permanenza in Serie D. Si chiude così, nel migliore dei modi, il ciclo con le pugliesi che stanno dominando il girone. Domenica il calendario propone un difficile derby sul campo della Sarnese, a sua volta in cerca di punti per la salvezza. Sarà una gara molto difficile per i cilentani.
Vediamo ora invece cosa è successo sugli altri campi di Serie D del gruppo H. Sì, giornata numero 21 nel girone H. Partiamo dalla vittoria del Gragnano in trasferta 2-1 sul campo del Pomigliano. Il Francavilla regola 1-0 il Città di Fasano. L'1-1 tra la Gelbison e la Team Altamura. Il Granata perde in casa 2-0 contro la Federisandria. Vittoria esterna anche per il Savoia, che supera 3-2 il Sorrento. Nel derby il Taranto vince 2-1 contro il Cerignola. Il Bitonto 3-0 secco contro la Sarnese. Invece 3-0 in trasferta del Gravina sul Nardò. Mentre il Picerno Nola si giocherà il 6 febbraio, perciò il Picerno in questo momento ha una gara in meno. Picerno è sempre al comando della classifica con 44 punti. Segue a 43 il Cerignola, appunto, che ha perso. Sale a 42 il Taranto, che come il Picerno ha una gara in meno. Poi l'Altamura si ferma a 36, 35 sarà la Fidelisandria con il Savoia, Bitonto 33, il Francavilla 29, Fasano 28, Gelbison 26, Gravina 25 insieme al Nardò, 24 il Gragnano e il Nola 20 per il Sorrento, 18 per la Sarnese, poi staccatissime Pomigliano 11 e Granata 8. Quindi ritorniamo un attimo sulla partita della Gelbison, un punto importantissimo dopo anche la riconferma dell'allenatore. Mister, posso chiamarla così. Lei ha dato uno sguardo, diciamo, a questo campionato della Gelbison. Che Sì. parere ha su questa squadra? Diciamo che dopo le vicissitudini dell'ultimo mese, resta non restate felici, sembra che la società e il mister abbiano raggiunto un accordo. E penso che la Gelbison si riuscirà a tirar fuori dalla lotta della salvezza, che secondo me diciamo, è una lotta molto aperta a diverse squadre. Diciamo Pomigliano e Granata, diciamo, le diamo per spacciate le due retrocesse sicure. Poi dalla Sarnese proprio fino alla Gelbison, secondo me si lotta per i quattro posti playout. La Gelbison, spero che adesso con la comunione di intenti, che sembra che si sia trovata, intraprendere la strada giusta per la salvezza, come ha fatto sempre poi d'altronde negli ultimi anni. Sì, quindi è importante questo pareggio, Cristian, giusto? Sì. Come lo possiamo Sì, commentare? la partita di ieri è stata una partita abbastanza equilibrata. L'avversario era tosto perché il team Altamura è la quarta forza del torneo, perciò sicuramente è una squadra che da prendere con le molle perché è un'ottima squadra. Allenata da Ciccio Cozza, ex regina Siena, perciò anche la guida tecnica per loro è molto importante. Sintomo che hanno piani di un certo tipo, sicuramente non sono una squadra che giocano per salvarsi. Buono anche il pari per come è arrivato, perché sicuramente dopo il primo tempo abbastanza equilibrato nella ripresa il vantaggio loro, l'espulsione di Mecerì, il rigore sbagliato poteva presagire comunque una vittoria facile poi del team Altamura. Invece nel finale De Luca ha trovato questa rete che vale tantissimo perché la Gelbison appunto permette di allungare un attimino sulle altre, perché tra le avversarie per la zona bassa qualcuno ha perso, perciò quantomeno un punticino viene recuperato e come diceva il mister si può allungare cioè, il tentativo appunto, di liberarsi dalla zona playout, di salvarsi in maniera tranquilla senza la coda di fine stagione. Quindi può, diciamo, questo, la conferma del mister comunque può cercare di, diciamo, dopo questo, la conferma del mister, il pareggio ci può essere comunque, diciamo, una sorta di ripartenza. Sì, direi di sì, De Felice sicuramente un allenatore preparato, pragmatico, l'allenatore che serve per questa Gelbison per raggiungere l'obiettivo della salvezza, come diceva prima il mister Cianfrone, insomma, credo che ormai sono due squadre spacciate che sono il Granata e il Pomigliano, quindi sicuramente la Gelbison con questa buona serie di risultati utili consecutivi sicuramente sta facendo bene. De Luca ha segnato. È una partita, quella di ieri, non molto bella, insomma, dal punto di vista dell'aspettativa. In primo tempo, guardando le immagini, insomma, è un primo tempo con po pochissime occasioni. Secondo tempo, il primo quarto da 21 ha fatto meglio l'Altamura. Poi la Gemma è uscita fuori. L'Altamura ha anche sbagliato un calcio di rigore. Uno di questi rigori mi sembra molto molto generoso, per usare un eufemismo, in una settimana in cui gli arbitri hanno fatto molti errori su tanti campi, anche nel girone A di eccellenza, insomma, tante polemiche sono state questa settimana. Quindi un ottimo punto, si conferma la Gelbison, diciamo una squadra che contro i pugliesi quest'anno, con serie più forti nella girone H, sta ottenendo veramente un ottimo ruolino di marcia.
Sesto risultato utile, mi sembra. Sì, è stato utile, esatto. E poi adesso però domenica prossima c'è, torno sempre a ripetere, il solito leitmotiv, lo scontro diretto importante, perché la Gevion quest'anno ha fatto fatica, non tanto con le prime squadre della graduatoria, ma con quelle della parte destra. Ricordiamo che proprio all'andata perse in casa Infatti, con la Sarnese. dall'andata è cominciato questo trend negativo, appunto dalla partita di Vallo con la E Sarnese. la salvezza si costruisce in queste partite, quindi mi auguro una Gelbison che riuscirà ad affrontare la Sarnese, diciamo, al massimo della forma, perché sarà una partita molto importante. Già è tanto però aver ricostruito il rapporto con il tecnico, perché, diciamo, per come si era messa la situazione settimana scorsa, le dichiarazioni che ha fatto, non prendiamoci in giro, sono dichiarazioni di un certo spessore, di un certo tenore. Però il problema è stato risolto e quindi la Gelbison andrà avanti così. Io non mi aspettavo una Gelbison non così determinata in queste ultime partite, perché secondo me l'organico si è leggermente indebolito rispetto all'inizio della stagione. Invece la squadra sta sopperendo al meglio a qualche carenza ottenuta e il viatico mi sembra ottimo. Riesaminando la giornata, la ventunesima giornata, c'è stato lo scontro diretto, diciamo, tra le squadre pugliesi, Taranto e Sì. Sì, Cerignola. Vogliamo vedere cosa è successo? la vittoria importantissima del Taranto, uno scontro diretto contro il Cerignola, segnato Roberti Favetta, questo giocatore Favetta, insomma, molto importante per questa categoria, lo conosciamo bene. Vediamo che al Taranto ci giocano, diciamo, due vecchie conoscenze dell'Agropoli, Ferrara e Guadagno. Due giocatori molto importanti, vittoria molto interessante perché il Cerignola ha un punto di vantaggio sul Taranto, ma il Taranto ha una partita in meno da recuperare, quindi il Taranto potenzialmente può balzare addirittura in testa, Anche il Picerno perché va avanti di me. è anche il Picerno una partita in meno, però diciamo non è semplice contro il Nola, come potrebbe sembrare, perché il Nola è una di quelle squadre, intanto è tornato liquidato in panchina, quindi sicuramente di nuovo c'è stato questo avvicendamento. Liquidato conosce bene, diciamo, La l'ambiente di piazza. Nola, la piazza di Nola. Per me, infatti, quell'esonero, ne parlavo all'inizio della stagione, fu un esonero abbastanza forzato, e non avrei cambiato allenatore. Con tutto che De Sarno sicuramente ha fatto qualcosa di positivo, però il Taranto con questa vittoria, secondo me, ha messo nel mino il Picerno e non è da escludere, insomma, un sorpasso in metto da classifica, che il Picerno, va bene, questa attesa l'ha rinviata per neve, però nelle ultime 2 o 3 gare ha rallentato un po', probabilmente condizionato da qualche voce di mercato, su Esposito ad esempio, che l'attaccante Esposito poteva, diciamo, essere nel mino di squadre di Serie C, perciò è molto interessante. Il Cerignola ha perso sconti diretto, però ha 43 punti, ancora può dirla proprio. L'anno scorso ha speso 1 milione di euro per cercare di vincere il campionato, non ci è riuscita, non sempre succede, anche qua la Globo lo Solo perché il spero. Potenza possa spedire il doppio. Esatto, quindi insomma, in vetta un bel campionato. Da segnalare la vittoria del Savoia, fuori casa con la Sorrento, Savoia che si conferma l'unica campana a lottare per un posto playoff, 3-2, più o meno vinceva 3-0 il Savoia, poi diciamo c'è stato un ritorno del Sorrento più forte, il Savoia come squadra l'abbiamo vista, insomma, quindi 35 punti, certo è un peccato che i playoff sono, diciamo, in Serie D contano poco, purtroppo questa è l'età, però è una squadra che il Savoia comunque sta mantenendo le attese, non è una squadra fatta per vincere il campionato né per stare in bassa classifica, quindi la classifica rispecchia l'andamento giusto del Savoia, e poi le altre nessuno ha sbagliato perché il Bidonto ha vinto, continua questa crisi del Nardò, e il Nardò deve essere attento perché Sono adesso ha risucchiato. 25 punti, altra Sì. sconfitta, proprio crisi nera, silenzio stampa là, perciò potrebbe essere risucchiato il Nardò in questa situazione, clamorosamente, perché È un comunque punto sopra i play-out è un attualmente, punto sopra i una play-out. partita in meno, mi sembra, no? Sì, Sì. perciò le sta perdendo tutte ultimamente, quindi sicuramente insomma, un campionato avvincente anche nelle zone basse. Mister, la prossima della Gelbison è contro la Sarnese. Una sfida tra due squadre che giocano appunto per la salvezza. L'anno Lei scorso si sì, siamo stati, appunto. ho collaborato con il Va, mister con lei, appunto. siamo stati a Sanno,
siamo riusciti a strappare una salvezza con una squadra molto giovane. Tra l'altro all'inizio c'era anche Favetta, che è un giocatore davvero importante. Spero anche si salvi anche la Sarnese. La situazione so che è difficile, loro fanno la politica dei giovani realmente da 5-6 anni, spendendo pochissimo davvero, spendono, ci sono stato, quindi so che l'anno scorso una gestione inferiore a una promozione, siamo riusciti a raggiungere la salvezza l'ultima giornata, però se evitando i playout, loro fanno della loro forza con il settore giovanile e il reclutamento dei giovani. Gli è sempre andata bene in questi 5 anni. Spero che gli vada di nuovo bene. La situazione è più drammatica degli anni passati, però anche 2 anni fa loro si salvarono al playout fuori casa, quindi sono anche abituati, sanno Soffrire. gestire questa pressione. Spero che si salvi, questo posso dire. Ok. Trasferiamoci ora sul campo dell'eccellenza e vediamo cosa è successo nel 21esimo turno del girone B. 20° turno nel girone B, forse ho scritto Può sbagliato io. Grazie. essere. 20° turno, partiamo con le gare del sabato. La Costa d'Amalfi batte 2-1 il Valdiano. Il Sant'Agnello ha perso in casa 1-0 contro la Virtus Avellino. La Polisportiva batte 3-2 le Clanese e il pari 1-1 fra il San Tommaso e il Solofra. Nelle gare della domenica, l'Agropoli vince 1-0 contro il San Vito. Il Cervinara batte 3-1 la Palmese, 2-0 del Faiano contro il Castel San Giorgio e la Scafatese, stesso risultato, 2-0 contro l'Abbati Pagliese. La classifica vede in testa, insieme a 41 punti, Agropoli e Cervinara, 39 San Tommaso, 34 Costa d'Amalfi, 33 Polisportiva, 29 Eclanese, 25 Sant'Agnello, Virtus Avellino e Batti Pagliese, 24 San Giorgio, Castel San Giorgio, 23 Scafatese, 20 La Palmese, 16 il Faiano, 14 il Solofra, 13 il Valdiano e 12 il San Vito Positano. Vittoria quindi dell'Agropoli che continua a mantenere la vetta nel girone B, battendo per 1-0 col gol di Tandale il San Vito Positano. Mister, lei ieri era sul campo, Sì, ho può visto farmi un piccolo riassunto vittoria, della partita, un sì, commento su questa vittoria squadra? più sofferta di quello che si pensava prima della partita, sicuramente. Evidentemente i ragazzi gli è rimasto lo strascico di quello che era successo la domenica prima. Stranamente l'Agropoli, ripeto, non ha giocato benissimo, ha sofferto più del dovuto, secondo me, anche se queste partite qua è importante portarle a casa, proprio quando si gioca male e si porta i punti a casa. Significa che si può aspirare davvero a qualcosa di importante. Hanno esordito due o tutti e tre i nuovi innesti, mi Infatti. sembra. E quindi adesso io pensavo, fino a dicembre pensavo che l'Agropoli per il campionato fossero troppo pochi. Adesso, secondo me, adesso la rosa è completa, hanno i sostituti sia in attacco, a centrocampo e anche dietro. E adesso la vedo, non voglio dire favorita assoluta, ma se la gioca sicuramente fino alla fine con il Cervinaro e anche il San Tommaso, che qualcuno mette un gradino sotto, però io non lo darei per spacciato il San Tommaso. Spero che alla fine prevalga l'Agropoli, anche se l'Agropoli si dice che io sono uno di quelli contro, non è assolutamente così. Magari l'anno scorso lo sono stato, ma per motivi personali, quest'anno assolutamente no, anzi. Ho visto diversi allenamenti del mister Esposito e devo dire che veramente è una persona. Ci ho parlato una volta in vita mia. Mi sembra una persona a modo, pacata, equilibrata, un gran lavoratore. E io penso che grande merito di quello che l'Agropoli ha fatto fino adesso sia dovuto al modo di lavorare di questo ragazzo, ti dico la verità. Tante volte, ogni tanto vado a vedere l'allenamento e vedo e dico. Non mi piace perché poi pensa tante cose che poi penso anch'io e dico davvero mi piace, veramente mi piace. Penso che il plus dell'Agropoli quest'anno è stato veramente l'allenatore. Quel tocco in più. Eh sì, l'allenatore è importantissimo. Comunque, Bruno. Magari l'Agropoli non la pensano tutti così, anzi, sentendo le voci, tanta gente dice sbaglia i cambi, gli ultimi 20 minuti l'Agropoli soffre sempre. Questo può essere anche vero, però io penso che l'Agropoli per trovarsi là, oggettivamente, se andiamo a valutare la squadra che doveva essere all'inizio, non doveva trovarsi là. Secondo me i giocatori hanno reso di più di quello che effettivamente valevano ed il merito è del mister, c'è poco da fare, secondo me.
Adesso invece ha una rosa completa, una rosa che veramente può vincere il campionato. Posso. L'ha detto Samba, non lo so, che No, ne volevo fare solo una domanda fra Gelbison e Agropoli. Visto che in settimana è stato riconfermato De Felice, in settimana è arrivato Manzillo, secondo me c'è un nesso fra queste due cose? Quando Manzillo magari ha saputo che De Felice rimaneva a Vallo, ha deciso di fermare qualche altra squadra, oppure è qualcosa che è rimasto appunto, trova il tempo, So quello di che estemporaneo. c'è stato uno screzio tra Manzillo e il Questo mister è della gode. Gelbison, per questo è andato via. So che c'è stato la Polisportiva Santa Maria, mi sembra, è stato che voleva prendere, poi alla fine probabilmente ha scelto Agropoli perché vedeva la possibilità di poter vincere il campionato. Bene per l'Agropoli e bene per Manzillo che sia venuto qui a questo punto. Siccome prima, diciamo, il mister mi ha entrato in causa su questa situazione, volevo dire anche la mia, insomma, sicuramente la partita di ieri non è stata forse la partita migliore che l'Agropoli ha giocato in questa stagione, però l'ho detto anche, diciamo, anche a varie persone, insomma, come diceva giustamente mister Cianfrone, non sempre si può giocare al massimo, al 100%, quindi comunque l'Agropoli ha rischiato poco ieri in realtà, c'è cioè, grosse occasioni, a parte una conclusione respinta da Capone sul tiro di Biasa, se non sbaglio, l'Agropoli ha rischiato poco, quindi magari... Io diciamo, per le coronate è meglio vincere 1-0 che magari come settimana scorsa che poi ti recupera. Sono d'accordo in pieno con quello che sono detto. Il mister Esposito è grande artefice di questo cammino di questa squadra. All'inizio abbiamo avuto difficoltà perché non è stato consentito, diciamo, il prolungamento del viaggio dei trasferimenti, quindi la squadra ha dovuto fare la virtù. E successivamente però l'Agropoli adesso ha rinforzato alla grande la squadra, soprattutto che per i ricambi, perché qualche infortunio c'è stato domenica. Perciò sì, Esposito sicuramente il mister è il grande artefice. Devo dire, conoscendolo anche personalmente, insomma, tutti i giorni andando al campo, è veramente una delle più brave persone, al di là della bravura tecnica. È una delle prime persone che esistono nel mondo del calcio, perché questo mondo del calcio, insomma, è fatto sempre giustamente a volte di interessi di piccola bottega, insomma, così, quindi non trovi persone così limpide. Invece il mister Esposito è una persona veramente per bene, un professionista serio, un allenatore molto meticoloso e perciò vado velocemente il grande merito a lui, come a tutta la squadra. Con questi tre acquisti, questi acquisti non sono stati, diciamo, come qualcuno pensa, secondo me, è una bocciatura rispetto, al gruppo che già c'era, ma, è un modo per completare la rosa, soprattutto, se ci sono degli infortuni, ci sono delle squalifiche, soprattutto noi avremo l'Agropoli avrà degli scontri diretti importanti. Innanzitutto, vabbè, è chiaro che questo trittico di partite. Contro squadre di bassa classifica, se vogliamo vincere il campionato, bisogna portare a casa 3 punti sempre. Già. Quindi anche sabato con Solofra e anche quella dopo con la Virtus Avellino. Poi sono quei due partiti importanti: Cervinara, lo scontro diretto, e Battipagliese, due trasferte. Andare lì con giocatori magari di esperienza possono dare quella mano in più in certe situazioni di gara che magari non si fanno prendere dal panico in alcune situazioni. Quindi. È stata una scelta orientata a questo. No, non è stata, diciamo, una scelta per svalorizzare un gruppo che ha fatto tantissimo. E poi c'è una menzione che bisogna fare a Tandala. Questo giocatore, questa punta che è stata acquistata, sta facendo benissimo. Ha fatto, questa è la settima rete in poche partite che ha giocato, poi siamo tutte le partite. Da una parte, diciamo, la squadra lo aiuta molto. Lo serve molto, però lui è bravo anche perché è un giocatore essenziale, cioè anche in allenamenti fa quello che dice il mister, non si inventa cose strane, giocate di fino e questo è molto utile questo giocatore, quindi sicuramente magari all'inizio l'Agropoli non aveva proprio una vera punta di ruolo Ci ha perché adattato benissimo a Dattini, D'Attilio secondo si è me si è adattato adattato benissimo, in infatti. programmate sicuramente. Però diciamo non aveva un centravanti e adesso con Tandara ha la possibilità, insomma, di
3-4 palle dentro l'area, almeno una te la butta dentro. Quindi, Certo. purtroppo per vincere i campionati servono anche questi giocatori Eh cinici sì. Come sotto porta come lo è lui. si dice, l'importante è Prima di passare vincere. all'altro c'è qualche messaggio per Bruno che oggi appunto fa il compleanno, Gennaro Martino ti fa gli auguri, non so se lo Grazie conosci. mille, Per Gennaro. il nostro ospite lo saluta Alessandro Bonora e poi salutiamo anche Antonio Pagano che ci fa i saluti e Giuseppe Marrocco che dice sempre solo Forza Sammorese. Perciò salutiamo tutti gli amici che stanno anche scrivendo con gli altri messaggi. Ringraziamo e invitiamo a scrivere ancora se hanno qualche domanda anche per il nostro ospite. E passiamo alla polisportiva che invece supera per 3-2 Leclanese. Risolve Manzo in extremis con una punizione che toglie la ragnatela dall'angolino. Una squadra, diciamo, che questa vittoria gli permette un'avanzata della zona playoff. Sì, è stata una partita già da sabato, un pochino surreale perché il primo c'era anche Bruno al campo con noi a vedere appunto la partita contro il Leganese. Erano due squadre in zona playoff, quinta contro sesta. Il bel big match di giornata, Sì, diciamo così. forse lo sono ancora se non sbaglio, quinta e sesta in classifica. Sì, primo tempo la Polisportiva ha fatto meglio. C'erano diverse deviazioni perché c'erano squalificati dopo la partita col Cervinara che ha visto espulso Desio e ammonito Fernando che era diffidato, e idem Farello che era diffidato. C'erano tre squalificati, c'era qualcuno che non stava al meglio, perciò c'erano 7 undicesimi diversi rispetto alle ultime gare, anche se tutto sommato non si è visto un diverso trend rispetto alle gare precedenti, anzi, chi è sceso in campo l'ha fatto molto con Rabbe, Altieri che nella prima parte di stagione era titolare, ora sta trovando meno spazio con Chirillo o quant'altro, Chirillo è in panchina per febbre, perciò è stata comunque una polisportiva vogliosa dal primo minuto, ha trovato il vantaggio appunto nella prima fazione con Pasquale Manzo che ha sfruttato una leggerezza difensiva del Leclanese. Nella ripresa è arrivato il raddoppio da Deltiere con un bellissimo lavoro di Margiotta che ha fatto appunto lavoro di boa fuori dall'area, ha servito il compagno di squadra solo nell'area piccola e quando la partita sembrava un attimino spegnersi di tono perché sul 2-0 la Polisportiva che è una squadra che in difesa subisce che ti concede poco, ha trovato anche il terzo gol annullato per fuorigioco dubbio. Invece poi l'Eganese si è fatta sotto, ha trovato dopo i cambi del tecnico Martino nuova linfa, ha fatto prima il 2-1 con Picozzi, poi ha trovato il 2-2 Beffa da 8 minuti dalla fine con Varriale, quando appunto tutto sembrava presagire a un pareggio, era data la punizione di Manzo, che molto probabilmente era un rigore perché Manzo era in area, è caduto in area. Però l'arbitro ha pescato appunto punizione dal limite, Manzo ha pennellato una palla nell'angolino, trovando appunto questo 3-2 che lascia appunto per la Polisportiva 3 punti importanti perché appunto stacca la squadra che era dietro per la lotta in zona playoff e può guardare un attimino con più tranquillità per questo obiettivo che penso sia quello più plausibile. E ovviamente un pareggio avrebbe lasciato molto più i giochi aperti perché le Leganese erano solo punto dietro. Sì, mister, lei ha avuto modo di vedere di seguire un po' la polisportiva. Reduce da una sconfitta contro il Cervinara, arriva questa vittoria. Che Sì, impressione ha su questa squadra? seguo spesso Santa Maria perché sono ex calciatore del Santa Maria, poi ho diversi amici, anche il mister, la seguo spesso. Devo dire, io spero che raggiunga l'obiettivo dei playoff, pure perché il Santa Maria è una squadra da playoff, se non sbaglio non ha mai perso uno spareggio playoff, se è in promozione, spero che li raggiunga. Tra l'altro ho diversi amici, c'è Margiotta che diciamo è mio cugino, siamo cresciuti insieme, l'hanno preso adesso a dicembre. C'è Pastore che conosco benissimo, il mister Ossima per Egidio Pirozzi da quando stava ad Agropoli. È stata una partita difficile, diventata difficile, sembrava in pieno controllo il Santa Maria 2-0, partita in ghiaccio, poi il calcio è così, un episodio si è trasformata in una partita diventata complicatissima. E poi Manzo non è la prima volta che fa questo tipo di Ottavo gol in punizioni. campionato per Ha Manzo, capo risolto nelle. il problema, quello che gli era stato tolto domenica scorsa a Cervinara, non l'hanno preso questa settimana, forse ancora più importante, essendo uno scontro diretto proprio per i playoff. Settimana scorsa, diciamo, sulla carta a Cervinara ci può stare che tu lo metti, perdiamo. Sì, certo, però è Ok, per poi come è capita arrivato. come è capitato, ti rimane l'amaro in bocca, sicuramente. Però se devi scegliere, è meglio vincere con Leclanese e metterla a 4 punti che fare un pareggio a Cervinara, penso Certo, io, no? sì. Spero che alla fine raggiunga i playoff, anzi credo che ce la faccia. Quarto posto, un ottimo risultato, Eh sì, neopromossa. Penso infatti. che devono essere contenti. So che non tutti a Santa Maria sono contenti del quarto posto, però io penso che una neopromossa che si presenta
ai playoff di eccellenza, per la prima volta li raggiungerebbe nella storia del Santa Maria, deve essere un grande risultato. Diciamo che nella gara di sabato, comunque, mancando due centrocampisti, forse ha poche alternative Pirozzi nella ripresa. Infatti, ha aspettato forse un pochino troppo per cambiare qualcuno perché erano un pochino stanchi in mezzo al campo. Però, giustamente, quando si parla Sì, è di quello che qualcosa Desio manca a Desio Santa che Maria, a centrocampo, sì, a centrocampo. un pensatore, un masocco, dico io, come all'Acropoli, secondo me, proprio per come è strutturata la squadra. Tanto è vero che C'era Mendler all'inizio alcune volte, campionato. io l'ho vista ultimamente, è passata al 4-4-1-1, 4-4-2, mentre all'inizio giocava diversamente. Però l'importante di queste partite è vincerle, poi trovi sicurezza, fiducia e magari vai avanti, fai risultati ancora migliori. Ci sono accordi in pieno con quello che diceva il mister, che diciamo che il Santa Maria è un'ottima squadra, sicuramente è intanto una squadra che subisce poco, quindi le squadre che subiscono pochi gol in genere fanno comunque buoni campionati, insomma, statisticamente. L'unico difetto che ha questa squadra, sono d'accordo col mister pienamente, forse manca un ragionatore a centrocampo, nel senso che, per esempio, anche con l'Eclanese, la partita l'ha meritata alla grande di vincere la Santa Maria, però in alcuni momenti della partita, ma è sul 2-1, è mancato, diciamo, colui che ti Gestisce il rallenta i ritmo, ritmi, gestisce esatto. il ritmo. Per aggirare il pressing dell'Eclanese, perché lo conosciamo come gioca l'Eclanese, la squadra gioca con grande pressing, fisicità, Martino è un ottimo allenatore, Alessio Martino, quindi sicuramente la prepara bene, però questa, diciamo, non è un problema che si può dare all'allenatore, diciamo, della Santa Maria, è un problema strutturale di quel tipo di gioco che è mancato Penso che nella l'abbiano campagna cercato acquisti. a dicembre, ma non hanno Sì, raggiunto. perché è Poi uscito a arriverà Mendola in quel Manzini, hanno ruolo. provato secondo me a Manzini. prendere San Donico, hanno Sì. provato Perché a prendere qualcun altro, non hanno trovato niente, si stanno adattando. magari. Hanno preso Joff che dal Valdiano in quel ruolo, anche se non sta esprimendo al massimo il suo potenziale. Ci ha dato a volte Petrillo, anche se forse lui è più un Sì. mediano, più un Trequartista, interditore. sì. Perché Magari serve quel tipo di giocatore che ti rallenta i ritmi e ti mette in ghiaccio la partita, diciamo. Perché poi, diciamo, non è che i due gol sono stati sì, frutto di Attenzione. episodi, però diciamo forse Santa Maria si è un po' rallentato, però non era quel giocatore che facesse, Infatti è stato, diciamo. Se penso, rallenta il ritmo non riesce a gestire la sì, partita, allora deve la giocare partita. sempre sopra il Stato ritmo. bravo Matti Come tali Margiotta, può che cambiare. rispetto all'inizio campionato, quando c'era magari Di Boni, che Margiotta è molto più bravo a tenere palla, a prendersi il fallo, a far Beh, è allenare un po' anche di più ritmo di tecnico, gioco. mi Sì. permetto di No, dire. però in questo Giocatore aiuta importante, molto. voglio dire, Vincenzo penso della Aiuta catena molto parlo perché per appunto lui, far rallentare i quindi. ritmi, ha molta esperienza, è molto scafato, questo si vede, perciò ha aiutato alcune volte anche allentare il ritmo, perché poi con i cambi, quando è stato ad esempio Romano è un controdipedista, perciò erano più spinti appunto Sì, a infatti. avere sempre viva la partita, e in questo appunto Margiotta va pareggiato. Sabato però amaro per il Valdiano che viene sconfitto fuori casa dal Costa d'Amalfi per 2-1. Questa sconfitta ha portato l'esonero del Mister Tudisco. Vediamo il servizio di User TV. Sì, il servizio appunto, vediamo le immagini che lancia User TV la partita di Che sabato. Sì, è stato esonerato Mister Tudisco settimana scorsa, non arriva Pasculli. Nastri, ma si parla di Pascucci, di Pasculli, calciatore ex Argentina, compagno di Maradona, che ha vinto il mondiale Ex nell'86. del Lecce nel Sì, ha 86. fatto diverse esperienze anche in Esattamente. Italia, soprattutto fra Puglia e Lucania, però insomma, un nuovo allenatore appunto che dovrà riconoscere di nuovo la rosa e quant'altro, perciò per Valdano si fa difficile. Tudisco non so in quanto abbia mollato, in quanto è stato esonerato, perché in settimana comunque ha fatto dichiarazioni un attimino che lasciavano presagire a un pochino, forse si Un aspettava qualcosina di divorzio. più, sì, sul mercato si aspettava qualcosina di diverso. Il Valdano che rimane, non ha fatto male, cioè nel legale non è che fa malissimo, però No, subisce troppo dietro perché è una squadra molto inesperta. E poi in settimana si è praticamente un altro divorzio, quello di Fagiano, il portiere che sta cercando anche dalla battipaglia da diverse squadre in questo mercato di Cimbrino. In pratica ai saluti perché ha litigato, penso, fra società e tifosi. Perciò, infatti, sabato non ha giocato, c'era un portacentrangolo. La sconfitta mette in questo momento il Valdiano al penultimo posto, che quasi non consentirebbe nemmeno i playout perché c'è il divario sì, il divario si quasi. sta scavando, fra quello avanti, il Valdiano sta facendo fatica. Nelle prime 4-3 partite in cui è arrivato Tudisco, erano arrivati 4 punti, poi sono arrivate solo sconfitte, perciò il Valdiano, che ha dato anche il pareggio con Coghenno contro il Costa d'Amalfi, però mi sembra una messa maluccia perché non riesce appunto a fare punti. Sì, tra l'altro sono d'accordo con te, nel senso che questa è una squadra
che non gioca un brutto calcio. Pure con l'Agropoli, secondo me, non ha giocato male, nonostante la sconfitta. Ero all'Ateggiano e altre partite col Cervinara ha giocato una buona partita. Però è una squadra che subisce troppi gol. Molti di questi che subisce sono proprio errori banali della difesa, cioè proprio lisci, ho visto, cioè proprio situazioni proprio clamorose. Nonostante la squadra abbia comprato dei giocatori, la società abbia comprato dei giocatori di esperienza, Sì. perché Infatti Masullo, Matullo è stato anche espulso, mancherà domenica la prossima domenica. se vengono meno anche questi, si fa una fatica doppia, per salvarsi. È un peccato perché comunque il Valdiano, è una buona squadra, secondo me, tecnicamente, almeno per salvarsi, però, Sì, anche perché ho fatto che ha oggettivamente. molto dinamismo davanti con Coquen, con Ducouré, con Chibà, hanno preso di Giacomo che magari è un gioco diverso che ti può dare più centimetri, centrocampo ha i soldi, che bravo, hanno I diversi. soldi, sì, c'erano È dei una giocatori. squadra comunque abbastanza completa, però dietro subiscono troppo, anche con gli acquisti di Ayari e quant'altro non riescono appunto a trovare quella Ayari, io infatti mi aspettavo anche di più da lui, perché c'è cioè, giocatore di categoria. di la Virtus Volla pure fece abbastanza bene, ricordate, però evidentemente c'è qualcosa proprio che non va a livello Non riescono ad essere decisivi. mentale, Ma poi perché diversi cambi di allenatori, sempre discussioni sicuramente non aiutano una squadra che è già in certo. difficoltà. C'è poco da fare. Poi inevitabilmente se una squadra deve raggiungere la salvezza, la solidità difensiva deve essere la base, penso io. Se tu concedi sempre un gol all'avversario, poi diventa difficile farne sempre due, perché non Questo sì. sono Sì, sempre scontri diretti, ti trovi a giocare con squadre che sei come con l'Agropoli, o con il Cervinara, alla fine la perdi la partita se gli regali il gol, c'è poco da fare, puoi tenere Coghen, puoi tenere chi vuoi in avanti, ma se concedi due gol a partita non ti salvi, c'è poco da fare. sì. Per le altre, diciamo, c'è stata la vittoria del Cervinara 3-1 con la Palmese, quindi anche il Cervinara ha fatto la sua Storia. parte, ed è appaiata con l'Agropoli, sempre in gol il Toro Befi, un Toro Befi Capocannoniere che del torneo. del torneo, pure l'anno scorso finì il campionato come nel torneo, anche quest'anno doppietta di Zerillo, lì chiaro la Lince Zerillo, quindi è un giocatore importante questo Cervinara, però l'Agropoli se la può giocare benissimo. Poi la vittoria della Virtus Avellino fuori casa sul campo del Sant'Agnino, Russomanno ha segnato. Tre punti importanti che la Virtus Avellino arriverà probabilmente alla prossima gara fra 2 settimane contro la Coppa di Alguariglia, un pochino più Rilassata. tranquilla in classifica, quindi è una vittoria positiva, penso, Della diciamo, Coppa. in chiave. E poi il pareggio, diceva il mister prima, del San Tommaso contro il Solofra, prossima sessione dell'Agropoli, non è bastato il rigore che ero tenuto, quindi sicuramente, insomma. E poi i 2-2-0, diciamo. Il Castel San Giorgio che perde, torna a perdere, prende le ultime partite, le ha perse tutte tranne con l'Agropoli, 2-0 contro il Fagliano, Fagliano che Pellegrino. veniva da un sacco di 6 sconfitte consecutive, una cosa del genere, Sì, perciò è a tornata, sta fare facendo bene punti. ultimamente, perché ha fatto pure 2-2 col Cervinale e stava vincendo. Pellegrino è tornato in rete, questo giocatore che ricordiamo lo scorso anno lo voleva una squadra di serie A australiana, sapevo io addirittura, doveva, poi non si è coinciso, non so per quale motivo, il trasferimento, e la Battipagliese che Crisi nera. è in crisi nera, Piombala cambia Troppi allenatore, cambi di allenatore anche lì. anche lì, sì. Anche lì. Ma io Fusco, non ho Pietro capito. Vinto Fusco. Cioè, io penso nel calcio ultimamente una delle parole più abusate è progetto. Poi i progetti durano 3 partite. Cioè, che progetti Esatto, sono, perché pensa poi tu? Sì, è Fusco l'ho vero. posizionato alla seconda giornata, addirittura dopo aver Sì. perso le prime 2 partite, preso Pietro Pinto, che tutto Ha fece un convocato cammino campanti. regolare più o Sì, tutto meno. sommato l'aveva portato al ridosso dei Arriva playoff, playoff, sì. voglio Zona dire. playoff, sì. Poi il nuovo cambio allenatore E Fusco sta di nuovo. e Fusco fino a questo momento le ha perse Non tutte. Non è aiuta colpa sua, assolutamente. magari sola, però. No, sicuramente non sarà. Non aiuta pure perché cioè, tutti questi cambi danno alibi ai calciatori. Perché i calciatori quelli cercano quando le cose vanno male. Gli alibi non cercano mai di guardarsi allo specchio e dicono è colpa mia. Magari Mettersi in anche per esperienza di discussione. personale, Sì, secondo me, è vero, è vero. No, sì. guarda, è così sicuro. E loro dicono, no, ma quello è così, non è mai colpa loro. E facendo così, non, la società, io penso che non me la battete in generale, ripeto, progetto, 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 cioè,
Fusco è stata esonerata alla seconda di campionato. Sì, Cioè, sì. se la seconda di campionato non va Ha perso Fusco, con Napoli prendine Sport. uno diverso a giugno che hai fiducia. Ma che senso ha prendere un allenatore cacciato dopo 2 giornate? 7 partite, fa un punto, lo cacci, ma 2 partite Sì. non ha senso. Riprendi tu disco, 3 partite, lo cacci, ma che senso c'è? Questo è vero. Per Chiudiamo il dare solo turno. un sguardo al prossimo turno d'eccellenza, per le zone alte il Cervinara giocherà in trasferta contro il San Giorgio, perciò De Cesare Campo di l'ha Non è chiamato. facile vincere Sì. là a casa di San Giorgio, sicuramente. Il San Tommaso con la Virtus Avellino, appunto, che è tornata in forma, tutta in trasferta, come in trasferta giocherà anche l'Acropoli contro il Solofra. Per le squadre nostrane la Palmese riceverà appunto la Polisportiva Santa Maria, poi c'è in basso la sfida, penso una delle ultime chiamate per la zona di salvezza, per il Valdiano, che giocherà appunto in casa contro lo Scafatese. Il Valdiano Lì devi vincere per deve vincere per forza, forza, perché sennò altrimenti... poi anche Se la la vede un buon Scavizia è messa allenatore, bene, la Scafatese. Io non lo perché... Sì. conosco personalmente, ma quando vinse il campionato di promozione con il Costa d'Amalfi, io raramente ho visto in promozione giocare una squadra come giocava quel Costa d'Amalfi lì. Non lo Insomma. conosco, Mondaldi, come si chiama? Sì. Non lo conosco personalmente, però io quel Costa d'Amalfi lì giocavo un calcio che non si vede in Bellissimo. promozione solitamente. Chiudiamo Appunto. allora sui campi di eccellenza e passiamo spazio al campionato di promozione. Vediamo cosa è Sì, anche successo qua nel giornata girone D. numero 20, anche se qua sono 20 effettive, mentre nella eccellenza sono 20, anche se uno si deve recuperare per recuperare il 13 febbraio, quella che fu rinviata appunto per neve. 1-1 tra Calpazio e Centro Storico, il Salerno Baronisti perde in casa 1-0 contro la Federna Pagani, pareggio a reti bianche tra San Maurese e Bucino Volcei, Sporting Ponte Cagnata 2, Picciola 1, Temerario San Mango 3-0 contro la Poseidon. Acquavela ha vinto 5-3 contro il Campagna, Langri 3-1 contro la Gifonese e la Rocchese ha pareggiato 0-0 contro il Gifonese Casali. La classifica vede ora in solitaria Langri a 43 punti, Ponte Cagnano a 40 punti, 38 per la Sammorese, Alfaderna 37, 36 per il Buccino Volcei insieme alla Gifonese Casali, Calpazio Centro Storico 43 insieme al Salerno Baronissi, poi Picciola 27 con la Temerario San Mango, 23 Gifonese, 16 per la Rocchese, 12 l'Acquavela, 8 la Poseidon. E il Campagna, quindi la classifica appunto con un punticino solamente. Mister, un commento su questo campionato che vede Langri in Campionato sì, che testa, alla però fine comunque Langri, ancora anche con gli aperto. acquisti fatti a dicembre, due ex Agropoli tra l'altro, Michele Tarallo e Nunziata, penso che abbia preso la strada che gli compete adesso, penso io, che è vincere il campionato, anche se le ultime 2 partite va sempre in svantaggio, 2-0, 4-2, 1-0, 3-1. Sembra la squadra più solida, il campionato è molto equilibrato, tanto è vero ci stanno forse 9 squadre in 5-6 15 punti. punti, sì. Diciamo equilibrata per i playoff, Campagna spacciato, Poseidon spacciata, Acquavella e Rocchese si giocheranno probabilmente il Playout. play-out per rimanere in promozione. Poi il resto dal secondo posto, secondo me, fino all'ottavo, nono, sono tutte Sì. dentro, assolutamente. La Calpazia non invana. Secondo te rischia di restare fuori dai playout, dai playoff, scusa. Sicuramente, insomma, non è che sta rispettando tanto le attese, anche se diciamo, sicuramente il discorso primo posto penso sia chiuso, però può rientrare, come diceva prima il Quale è mister, questo per dire il discorso primo posto? sta fuori, No, dici parte. non è sicuramente chiuso, però Langri 10 punti sono troppi, però sembra. Ah, per la Ah, Calpazio per sì. la Calpazio. Calpazio sì, no, dico, non Langri ancora sembra chiuso il primo la posto in squadra più generale. attrezzata. Io l'ho vista giocare 2 o 3 volte, con gli innesti pure, non è un C'è guasto questo solito. giovane Ariete che sta facendo bene, adesso con la Calpazio, però è chiaro, insomma, 1-1, vabbè, col Centro Storico Salerno ci può stare il pareggio, insomma, non bisogna essere troppo severi rispetto a questa situazione, però mi aspettavo di più, sicuramente una Calpazio che potesse lottare almeno con Langri, con queste squadre, e invece arranca un po', forse per i playoff può rientrare sicuramente, però per il discorso primo posto credo di no. Poi ci sono tante altre squadre, sto facendo bene. Importante pareggio della Rocchese contro il Gifunese di Casali nelle zone basse perché fai 0-0 in casa. C'è Il un Gifunese po' la sorpresa di Casali di giornata, stavolta. è una squadra molto ben attrezzata. Fai 0-0 in casa, una buona partita della Rocchese. E poi c'è questo pirotecnico 5-3 della Quavella, una squadra molto divertente, una squadra molto offensiva. L'abbiamo vista anche l'anno scorso in prima Squadra molto categoria. giovane Quindi ha anche, mantenuto la mentalità di Mister Castiello,
cerca sempre di giocare la partita, ma subisce un po' troppo, però una squadra che segna, perché segna diversi gol, sarà divertente. Certo, io credo, come diceva il mister, sarà con la Rocchese, la giocherà, Rocchese è un po' più solida, quindi se l'Acquavella riuscisse a mantenere almeno una fase difensiva migliore, può giocarsi le sue carte, poi lo scontro diretto, insomma, sicuramente rischia di farlo fuori casa. Visto che hai nominato l'Acquavella, abbiamo un contributo del giocatore Esposito. Prego la regia di mandarlo in onda. Siamo qui con Emanuele Esposito, difensore dell'Acquavella, andato in gol nella partita di ieri contro il Campania. Cosa ne pensi? Era una partita fondamentale per noi, dovevamo prendere per forza i 3 punti, preparata bene in settimana e abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Siamo andati sul 5-1, ci siamo rilassati un po', abbiamo preso un paio di gol, però tutto sommato abbiamo portato i 3 punti a casa, la cosa più importante. E speriamo di fare bene subito dalla prossima partita. Ringraziamo per il contributo che ci hanno inviato e Cristian, vogliamo vedere un attimo cosa è successo e farmi un resoconto di Sì, è stato la ritornata. Samorese che era una squadra un attimino rivelazione di questa categoria, perché appunto dopo 3 vittorie consecutive tra la terza categoria fino alla prima stava riuscendo appunto a tenere testa all'Angri. Poi settimana scorsa ha perso, questa settimana qua contro il Buccino Volcei 0-0, che ci può stare, però si allontana un attimo dal primo posto. Buccino Volcei ha ancora una gara da recuperare, 0-0 che tutto sommato è stato equilibrato, perciò la partita rispecchia quello che è stato l'andamento della gara. Peccato anche per la Potenza, che perde ancora 3-0. Come diceva il mister, è una delle squadre che fatica di più, anche se non le scuoterei completamente dal discorso play-out, perché alla fine a 4 punti dall'Acquavella devono ancora giocare contro, perciò 4-5. 4, sì, 4 punti, se non sbaglio, 8 a 12, perciò Sì, è a ancora 8. qualche possibilità anche loro l'hanno, anche perché nella prima parte di stagione sono stati molto sfortunati, perché quasi tutti quanti se ne sono andati via, perciò hanno giocato Sì. un attimino Problemi con quelli che erano societari. rimasti, e ora forse le cose sono leggermente cambiate, anche se sicuramente rintuzzare lo svantaggio non è facile. E poi è stato questo 5-3 della Covella, che vince 5-1, perciò poi nel finale hanno preso 2 gol, che lasciano un attimino il tempo che trovano, però per le sue zone alte è stato anche il derby fra Punta Cagnano e Picciola, ha vinto 2-1 il Punta Cagnano, che appunto allontanato in maniera definitiva il Picciola dai discorsi playoff, perché è una squadra che appunto poteva rientrare, invece il Picciola, che scende appunto al campo d'eccellenza, penso che rimarrà in promozione anche il prossimo torneo. Tra l'altro, Cristian, stiamo notando che se il Buccino dovesse vincere il recupero, Con la si porterebbe Poseidon con la Cosenza, va a 39 sì, e si quindi si porta mette terza da sola, quindi torna in Buccino, ci corsa. sta, hanno ambizione, Sì, hanno fatto la società è un importante. progetto Sì, triennale, se non quest'anno, l'anno prossimo cercano appunto di no, già salire. quest'anno hanno partito con intenzione, cioè c'è un Sì, progetto, sì, sì. sembra che ci sia un Sempre progetti, progetto vero. ritornando ai progetti. Do Quindi, Doriglia, poi sì. è un bel Volevo giocatore. chiedere al mister se è vero che è stato contattato nel mese di dicembre da una di queste squadre di questo campionato. Non faccio il nome, però è stato fortemente No, vicino della promozione. al. Sì. Quando successe un problema alla Poseidon, Ah, allora è vero. però se ne andarono tutti i giocatori e praticamente rimase una juniores. Onestamente non me la sono sentita. Spero che si salvi, la situazione è difficile. Spero che si salvi pure perché è una squadra storica, del Certo. Cilento. Spero che si salvi. È difficile, però mai dire mai. Vediamo invece cosa è successo in prima categoria nel Cirone F. Solo un attimo che appunto trovo la prima categoria perché non ero pronto. Girone F, primo turno del girone di ritorno, giornata numero 16. Partiamo dalla Real Agropoli, che batte 4-2 il Pisciotta, 0-0 fra Procolliano e Golfo di Policastro, 0-0 anche tra Gregoriano e Velina, un pochino a sorpresa. Bellizzi 5, Alfanese 0. Poi nelle gare della domenica alle 11 di mattina Licinella vince 2-0 contro la Polisportiva Marina. Nelle gare delle 3, delle 15 invece Cicerale batte in trasferta 2-1 l'Erayon, il Postiglione batte 2-0 il Rofrano, sempre in trasferta, e poi lo 0-0 tra il Sassano e la Palomonte. La classifica dopo 16 turni vede appunto in testa ancora il Verina con 38 punti, segue 36 il Policastro, che non ha appunto avvicinato, per avvicinare il Verina invece rimane sempre 2 punti dietro. Bellizzi si avvicina a 35, Postiglione 30, che è ancora una gara da recuperare. 29 il Sassano, 28 Licinella, 26 Erayon, 21 Cicerale, 20 l'Agropoli, 18 per il Palomonte, 16 per il Pisciotta, 15 per il Rovrano, Polisportiva Marina 12 insieme alla Gregoriana, 11 punti per il Procogliano, chiude l'Alfanese a 7.
partiamo dal Real Gavopoli. Ma ci Mister. tengo a precisare che non si offende il mister che ho sostituito Angelo Cimadomo, che è l'allenatore a tutti gli Sì, effetti sì, sì. dell'arena, per 2 settimane perché ha avuto un intervento al setto nasale. Non ho mai pensato di essere allenatore della Lago. Sono tornati a vincere dopo un periodo negativo, mi fa piacere per loro. Squadra tutti amici Ragazzi di proprio di Agropoli. infanzia, sì, tutti Un ragazzi di commento su Agropoli. questa partita, sulla partita di sabato. Hanno vinto 4-2 fuori casa dopo Sei cosa più cinque risultati, mi sciocca? sembra, 5 risultati negativi. Hanno avuto anche loro dei problemi, sembra strano che in queste categorie, però succede che ci sono stati dei problemi però diversi dall'altra categoria, perché il portiere era impegnato col lavoro, hanno Non c'è. giocato 2 o 3 partite senza portiere, praticamente Tratto vitale non c'è Insomma, hanno avuto alti e portiere. bassi, Adesso hanno però. ritrovato l'armonia, diciamo, sono tornati tutti quanti, hanno fatto un bel risultato fuori casa, scontro diretto, perché se Eh perdevano sì, si metteva male. Tra certo. l'altro loro sul campo hanno 23 punti perché hanno perso la partita a Sì, tavolino, se non mi avevano sbaglio. vinto, sì. Spero che si L'obiettivo salvino. stagionale comunque è ancora alla portata di mano. Non lo so, l'obiettivo stagionale. Io penso i playoff non li raggiungerà. È un campionato tranquillo perché loro a un certo punto hanno avuto paura di essere mischiati nei playout. Penso che faranno un campionato tranquillo, si laveranno altre soddisfazioni come hanno fatto all'inizio, battendo tipo il Bellizzi, stavano vincendo 3-1 a Sassano, poi persero 4-3. Si leveranno le loro soddisfazioni. Spero che non facciano i playoff, anzi sono sicuro che non lo faranno. I playoff secondo me sono un po' fuori portata, a essere onesti, con tutto il bene che gli voglio. Invece la corsa ai primi posti come la È vede? ormai rimasta, diciamo, Casalvelino, Belina al Bellizzi 38 e e Policastro. Policastro mi ha fatto una. L'ho vista contro la Real Agropoli qua, mi ha fatto una bella impressione. Gioca bene. Forse il Casalvelino ha qualche uomo in più, qualche individualità in più del Policastro. Il Policastro forse gioca un po' meglio come squadra. E non sottovaluterei il Bellizzi perché squadra importante, sembra un attaccante che ha fatto forse Sì, oltre mi sembra, sì, 20 non al mi gol, ricordo il nome, ma una cosa del sì. genere. Belina che Comunque, pareggia sì, è un po' sorpreso questa il pareggio del giornata. Verina, che appunto Cingolo sì, l'attaccante Cingolo, che appunto è il terzo del capomannino di Bellizzi. questo torneo, dopo De Marco 24 gol, appunto il Verina, c'è un giocatore che ha fatto, Sì. cioè, a parte, categoria, cioè, un giocatore di categoria superiore, appunto 24 reti dopo 20 turni, segnava tutte le domeniche in pratica. Strano che contro la Gregorana, quasi un testa a coda, uno 0-0 La che. Gregoriana hanno preso diversi giocatori di importanti, perché sembra che sia stato fatto rientrato qualcuno in società che vinse il campionato 2 anni fa. Hanno preso 5-6 giocatori importanti anche che hanno vinto campionati di promozione. Quindi non bisogna vedere la Gregoriana che era fino adesso. Da 2 partite, Immagino come la Gregoriana dell'anno scorso in ma promozione, è più o però meno il sì. Velina penso che abbia segnato forse in tutte le partite, almeno. Cioè, che non vedere segnare questa squadra, comunque è Sì, strano. è strano, questo sì. E per le altre, appunto, diciamo anche il Policastro, un altro quasi testa coda con Del Pograno 0-0, perciò non si fanno male in pratica. Velina e Policastro, invece il Bellizzi, un altro testa coda, anche se interno, vince 5-0 contro l'Alfanese e recupera questi 2 punticini. Quaterna infatti di Cingolo, ecco perché è un Sì, giocatore è che un giocatore che segna spesso anche nelle gare importanti, perciò è un giocatore di categoria. Poi è stato l'Eren che si torna a fermare, stava ritornando nella zona playoff, invece. sì, è incredibile, l'Erayon va molto meglio fuori casa che in casa, perché settimana scorsa aveva vinto un campo difficilissimo a Sassano e adesso perde col Cicerale, che è una buona squadra, però in casa, quindi sicuramente forse fa un po' di fatica alle partite interne, secondo me, questa squadra che non riesce mai a fare quel salto di qualità che la società si aspetta, che ha investito molto l'Erayon. E sì, poi fra le squadre di destra anche il Sassano pareggia, perciò fra le prime 5 in 3 hanno pareggiato. Questo è abbastanza singolare, anche perché una gara contro il Postiglione sulla carta era favorevole al Sassano, perciò diciamo, è strano che appunto queste squadre abbiano tutte quante pareggiato. Volevo chiedere al mister, nel caso in cui il Verina, che è la squadra più attrezzata, dovesse vincere il campionato, fra anche il Postiglione, che magari è una squadra. Fra Postiglione, Sassano, Real Bellizzi e Policastro, dovesse fare un nome per i Penso playoff, chi potesse vincere i playoff? che ormai come quest'anno è abbastanza equilibrato. L'anno scorso a Maurese E Acquavella e Acquavella dominava. erano nettamente superiori alle altre. Io penso che ci possano essere delle sorprese tranquillamente. Anche chi fa l'ultima ad accedere ai playoff, secondo me può vincerli E sul tranquillamente. Licinella Eran, sulle due capaccesi che. Licinella, cioè l'Eran ha fatto un percorso Beh, con. pure lo stanno facendo il Reale, di una Sì, cosa sì, che ancora lo stanno sì, sì. facendo.
giocatori importanti, hanno Sì, sì. Barone e quant'altro. Dario Magari. si era in porta. No, no, è una buona squadra, sicuramente. Hanno avuto anche loro un momento negativo prima di Natale, mi sembra che hanno perso tipo 8-0 col Sì, col Casalvelino, Verino, sì, col Verino. nelle prime Persero partite. anche qui 5-0 con l'Area all'Acrobe, Sì. una cosa del genere. Poi sembra che si sono di nuovo quadrati. Penso possano, entrambe possono avere ambizioni di playoff, sia il Licinella sia il Bruma. Anche il Licinella è una buona squadra, Serrone, Bruzzesi, Capallo. Marandino, cioè una buona C'è pure un squadra. bel calcio, ho visto la partita di Buona squadra. Licinella in coppia con l'Era, io pure qui al Tour, giocarono passaggi Buona al volo, squadra. colpi, No, cioè, quindi due buone, no, bel due buone calcio. squadre che possono ambire i playoff entrambe, secondo me. Quattordicesimo turno invece per la seconda categoria. Qui stiamo a vedere sei pronto per il Sì, sono girone. pronto. Anche qua, prima giornata di ritorno. L'Atletic Torchiara vince 2-1 contro il Real Bianca, il Padula 1-0 contro il Vatolla, Cornodoro 3-2 contro l'Acciaroli, Laurino Real Laura 2-2, Don del Lentiscuota contro la Folgore Acquavella, 3-1 del Newmassa contro il Cellarum e 8-1 del Novivelia contro lo Stella Cioffi. Qua nemmeno una vittoria esterna, perciò questo è abbastanza singolare. La classifica vede in testa il Lentiscuota che supera l'Acciaroli, Lentiscuota 32, Acciaroli 31, Cornodoro 3-29. Newmassa 27, Real Laura 23, Laurino 22, Novivelia e Atletic Torchiara 21, Folgore Acquavella 19, 15 per il Vatolla, 13 Cellarum insieme alla Padula, 12 Stella Cioffi e 0 Real Bianca. Prima di commentare questa giornata abbiamo dei servizi inviati dal Pertosa, Padula e il Novivelia. Prego la regia di mandarli. Con l'attaccante della SD Certosa di Padula, Vincenzo Casale, dopo l'importantissima vittoria di ieri. Vorremmo un suo parere sulla prestazione e come si evolverà la situazione. Allora, ieri è stata una partita molto dura contro una delle squadre che punta ai playoff. Il merito sicuramente va ai miei compagni, alla dirigenza, al mister, e spero che nelle prossime partite troveremo altre vittorie per arrivare a una buona situazione in classifica. Siamo qui con il portiere del Real Pertosa, Massimo De Paola. Partita dura, però sofferta, ma alla fine abbiamo raggiunto il pareggio meritatamente, Sì, è stata veramente no? una partita sofferta contro la Real Fiat Pezzano perché loro sono partiti molto forte il primo tempo, giustamente erano in casa, però noi abbiamo resistito ai loro assalti il primo tempo e diciamo li abbiamo fatti sfogare, tra virgolette, abbiamo avuto pure qualche occasione. Poi il secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare subito l'occasione con il nostro capitano Criscito e siamo andati in vantaggio. E poi lì la partita si è fatta veramente dura per noi perché comunque Raffaella ci ha aggredito però, e quindi ha trovato il pareggio sempre su sviluppi di calcio d'angolo. Sono stati due gol anche Criscito su calcio d'angolo. E poi purtroppo abbiamo subito il 2-1 su un altro cross, su un rimpallo e su una mischia e quindi la palla è finita a rete, quindi hanno fatto 2-1. Però no, questo qua non ci ha demoralizzati, è stata veramente una partita dove abbiamo giocato di squadra, abbiamo giocato uniti, quindi non ci siamo demoralizzati e su un ottimo lancio di Giuseppe Perretta, Criscito, il nostro capitano, ha siglato la sua doppietta con un bel pallonetto in uscita sul portiere. E da lì la partita poi si è conclusa, quindi un ottimo pareggio fuori casa. E speriamo che questo girone di ritorno riusciremo a racimolare più punti rispetto al girone d'andata e riusciremo anche a essere più compatti come squadra e uniti. Forza Real Pertosa. Buonasera, siamo qui con tre esponenti dell'SD Novivelia. Interloquiamo un attimo il capitano, artecipe di una tripletta oggi. Com'è stata la partita? Com'è stata la tua prestazione di oggi? Come la vedi? No, la mia prestazione è stata ottima dal punto di vista, poi della squadra ha risposto bene al mister, volevamo questa vittoria, l'abbiamo ottenuta. Diamo continuità alla vittoria con l'Acciaroli e dobbiamo pensare già alla prossima. Grazie. Siamo qui dunque ancora con un altro ragazzo che ha segnato oggi, ha fatto un'altra rete, Giuseppe De Vita. L'emozione al gol com'è stata per te? Perché so che la prima partita da titolare segnato, com'è andata? Beh, è stata una bella partita, c'è stata molta voglia e poi c'è stata anche un po' di emozione dopo aver segnato. È stata una bella partita. Dunque ti sei emozionato per questa bella vittoria, complimenti a voi.
Iannuzzi, un esponente sempre presente per il Novi Velia, il pilastro della difesa. Com'è andata oggi? Grande partita, 8-1, il risultato ha parlato chiaro, testa alla prossima, Real Bianca, punteremo i playoff. Sto Grazie ragazzi. viaggiando. Momento di euforia. Ringraziamo i giocatori per i contributi inviatici e invitiamo tutti quanti a poterci inviare altri contributi. È bello sapere le vostre Da che giocato appunto emozioni. la domenica al sabato, Esatto. Il bello del è calcio, no? carino. È bello sentire sia che sia Anche vittoria che perché ha meno sconfitta. visibilità come squadre di seconda, di prima categoria, che giustamente non hanno magari come squadre di eccellenza, magari hanno partite di difesa e Sì. quant'altro, perciò è carino anche per loro avere questo piccolo spazio che noi stiamo concedendo tutte le settimane. Perfetto, vediamo cosa è successo questa giornata che ha visto l'Acciaroli essere scavalcato dal Lentiscosa. Sì, sicuramente, insomma, questa settimana c'è stato il sorpasso in classifica. Acciaroli, seconda sconfitta consecutiva perché aveva perso pure con Novi Velia di Mister Serignano, appunto, e perde questa domenica contro il Corno d'Oro, un altro scontidetto, con uno che si avvicinava a 29. Non basta la doppietta di Vassallo per l'Acciaroli, quindi fattore casa importante per il Corno d'Oro non riesce. Poi c'è una nuova capolista, mi ha detto, Lentiscosa che vince 2-1 contro Fuggo d'Acquavella, Garofalo e Fiumarella per Lentiscosa, quindi 32 punti. Poi c'è la vittoria del New Massa col Cellarum, quindi le prime hanno vinto quasi tutte perché 3-1 del New Massa si porta a 23 punti. Guida De Cristoforo e Merola, i marcatori Ma l'ha per detto, insomma, anche lui il contributo, lo secondo Merola, perciò lo quello bene che salutiamo. segna, sì, ha segnato anche oggi, anche ieri. Novi Velia ha vinto a Valanga, il Padula che vince 1-0, questa squadra un giocatore straniero perché Sì, loro non Haruna hanno Zakaria. qualcuno, sì, hanno quattro giocatori stranieri, se non sbaglio, perciò. Padula che diciamo Sarà a 13 sta a punti. 13 punti, sicuramente questa squadra ha fatto un po' di fatica rispetto allo scorso anno perché diciamo, non devono neanche formare la squadra, anche fare la squadra, poi è venuto proprio il comune, è dato la mano, quindi sicuramente Padula insomma si è tutto per salvarsi e poi è spacciato dal Bianca a 0 punti Sì. perché ha perso 8-1 con noi. Sì, ricordiamo che l'unica delle squadre che stanno anche in coppa sono l'Acciaroli in seconda categoria e il Verina in prima categoria, perciò sono le uniche due superstiti cilentane, il resto sono fra promozione e eccellenza, sono tutte fuori. Un applauso anche a queste due squadre, comunque anche in coppa stanno marciando Stanno ai facendo quarti, bene. sì, sono ai quarti di finale, perciò merda anche a loro che stanno appunto. Vediamo un po' se succederà la San Maurizio l'anno scorso anno. Sì, che appunto ha vinto il trofeo di prima. Passiamo alla terza categoria. Christian ci fa un riassunto sui Sì, nel raggruppamenti girone C non ha che. giocato il Margiotta, la squadra di Trentinara, mentre ha vinto il Tempalta, che fra le squadre nostrane è una delle migliori, appunto. Nel girone D vince ancora l'Ebolidana, che praticamente abbia già messo le mani su questo torneo. Il girone D che ha quasi tutte le squadre degli Alburni, o comunque squadre. L'Ebolidana è una piazza completamente diversa, giocatori importanti che hanno fatto categorie diverse, squadre che giocatori hanno fatto anche prima promozione, perciò squadre che difficilmente si lascerà scappare questo campionato. Peccato Bolidano che le Bolidane in questa categoria si di ripartirebbe dalla terza. Infatti loro sono quasi tutti i ragazzi del posto e hanno fatto questa squadra appunto con i ragazzi del posto per vincere questo campionato, però peccato vederla appunto ripartire dalla terza. Nel campionato questo qua con le Bolidane appunto a 30 punti, la seconda a 22, perciò uno strappo incredibile. Nel girone invece nostrano, quello cilentano, vince ancora in maniera netta la San Marco, vince 6-0. Anche questo campionato mi sembra sia già quasi archiviato con il Ha San preso Marco. soltanto 4 gol il San Marco in tutto il giro d'andata, fino al giro d'andata, perciò 40 gol fatti in tutte le partite. Ha più 6 sul Santa Cecilia, anche nell'ultimo girone, quello F, l'Angelara non sbaglia, rimane con primo in classifica, anche se qua ha solo 3 punti sulla Civisport, questo forse è il girone più aperto. Però Angellara hanno vinto entrambe, però appunto sono solo 3 punti di divario perché 31 per Angellara, 28 per il Civisport, anche poi le altre staccatissime, Buona Vita con 18 e la terza forza, perciò questo è un attimo il campionato più aperto per la prima posizione. E passiamo ora al calcio femminile che ha visto ieri giocare la Phoenix Santa Maria contro il Calvi. Una partita importante perché era uno scontro tra terza e quarta in classifica e vede le cilentane consolidare questo terzo posto con una vittoria per 6-0 in gol Bosco, Palumbo e Di Luccia. Cristian eri al campo ieri?
Hai avuto modo di vedere Sì, questa c'erano partita? terza contro la quarta, si aspettava una gara molto più equilibrata, invece la Fenix dalle prime battute ha messo le mani sulla gara. C'è da dire che il Calvi ha due ragazze che sono passate alla Salernitana, perciò ne ha due, perciò rispetto alla prima fase non ha forse i due elementi di spicco, perché appunto sono passati in granata con la Salernitana, però si aspettava una gara più viva, la Fenix l'ha fatta subito sua, consolida questo terzo posto, penso che ormai i playoff per loro siano quasi una certezza, perché l'organico del mister di Dato è molto molto valido in tutti i suoi elementi. Forse l'unica pecca è un attimino ristretto rispetto alle altre formazioni che hanno forse Ha una rosa più sì, piccola, hanno una sì. rosa un pochino più concentrata, perciò in alcune partite in cui magari possono mancare un paio di ragazze possono andare più in difficoltà, però è una squadra che ha pieno organico, si è giocata con Riesce tutte. nonostante tutto essere decisiva. E nel prossimo turno, se non sbaglio, andrà in trasferta contro il Cetecina Cremisi, che è la Sì. seconda del campionato, potrebbe appunto riaprire anche per la seconda Da piazza. sottolineare anche che avendo vinto la coppa dovranno giocare la fase La fase nazionale, a metà nazionale. febbraio giocheranno la prima in casa contro la squadra della Basilicata, poi Sì. andranno a fine febbraio in Sicilia e la vincente di questo terzetto passerà ai quarti di È un finale. bell'orgoglio cilentano. Mister, lei ha modo di affacciarsi al calcio? Sì. Calcio. No, ogni tanto ho seguito le partite, ma diciamo delle professioniste, gli Stati Uniti, la Germania, ma a questo livello così dilettantissimo no. Anche se sicuramente in evoluzione e in espansione, anche in Italia, che noi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alle altre nazioni. In Germania è un campionato già importante, il campionato femminile, fanno tipo 6-7 mila persone di media, Pubblico. di pubblico. Prendono ingaggi importanti pubblico Ma in Germania, in anche in Serie Francia. C, anche in Serie D, in Germania è molto più seguito il calcio, Sì, hanno strutture diverse, perciò loro in sono un po' Italia arriviamo sempre un avanti. po' dopo ai cambiamenti. Proprio gli Stati Uniti siamo arrivati, che non è Vabbè, proprio Stati Uniti, stranamente, nel calcio femminile sono da fortissimo. sempre fortissimi, quello maschile non, stranamente non sono Che non è che masticano riusciti. pane e calcio, diciamo. Va bene, siamo in chiusura di questa puntata di InfoCilento Sport. Vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Ringrazio l'ospite Giuseppe Grazie a per voi essere per l'invito. stato qui con noi. Saluto la mia coppia di opinionisti, Bruno e Christian. Grazie a voi. Ringrazio chi ci ha coordinato dalla regia, Ernesto Rocco e Francesco Chiarello, e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Lasciami stare la domenica che c'è la partita. Dai, organizzati e vattene con tua madre in gita. Ma dico io conosci l'importanza di Roma-Lazio. E sai che sono cresciuto con quelli che è il calcio di Fabio Fazio. Se non la smetti io chiedo il divorzio. Io la domenica voglio cantare solo, solo. Olè.